Buongiorno dalla campagna, oggi ti faccio vedere la preparazione del terreno per l'orto autunno-invernale. Tanti di voi sicuramente hanno già piantato quel che c'era da piantare, anzi, se non l'hai ancora visto vatti a vedere il video che ho fatto anche con il Viva Insta sulle varietà da piantare. Ma non ti preoccupare che se non hai ancora fatto niente, oggi ti faccio vedere la preparazione del terreno, mancano ancora pochissimi giorni e sei sempre in tempo. Io utilizzo il trattore, ma ti mostro anche come fare in un piccolo pezzo di terreno, di orto o di giardino, la lavorazione manuale con gli attrezzi. Oggi ci sono anche io. La lavorazione del terreno fatta con il trattore è molto più facile e veloce. Si inizia spargendo del concime organico, dello stallatico pellettato, alla quantità di 4 quintali a 1000 metri. Per un orto sono 4 kg in 10 metri. Spargere il concime con il trattore ha un lato positivo, ma anche uno negativo. Il lato positivo è che si fa molto più veloce a spargerlo anziché a mano. Quello negativo è però che passando diverse volte col trattore sulla terra, il trattore pressa talmente tanto il terreno appunto che dopo dobbiamo fare una lavorazione molto più profonda. Quindi il passaggio successivo è quello di spaccare la zolla sotto il terreno tramite un ripper che va profondo circa 50 cm. Questo permette anche di drenare l'acqua durante le forti piogge autunno-invernali. Passata una settimana il terreno è stato ben arieggiato e anche molte infestanti sono seccate, quindi è il momento di passare alla fresatura. Così si spaccano e si sminuzzano tutte le zolle sopra il terreno e si livella bene. Allora, ti ho fatto vedere che io utilizzo il trattore, quindi mezzi meccanici, però ti voglio anche far vedere come fare in alternativa. Se hai un piccolo spazio, magari il trattore non ha accesso, insomma, a venire nel tuo orto, se hai un piccolo pezzettino anche nel giardino, ti faccio vedere come lo puoi fare con gli attrezzi, insomma, a mano. Sicuramente nell'orto ci sono rimaste delle infestanti, quindi la prima cosa è quella di toglierle con uno zappettino o una zappa. Una volta tolte tutte le infestanti, l'ideale è farle asciugare qualche giornetto, bastano un paio di giorni o tre con questi soli e asciugano bene così non riattaccano. E si possono lasciare in terra così concimano il terreno e ora passiamo alla vangatura. Adesso passiamo alla vangatura. Che attrezzo si utilizza? Noi per comodità usiamo un vanghetto. La vanga è molto più larga, però alza troppa terra e noi non abbiamo voglia di faticare. Si può fare anche questo, ci si mette di più, e si utilizza il metodo della doppia vangatura, che permette due cose. Uno, permette in autunno e inverno, quando sicuramente ci sarà tanta acqua, di drenare, di rendere il terreno più drenante perché andiamo fondi, e due, di buttare più sotto possibile semi di infestanti e infestanti che abbiamo precedentemente tolto e fatto seccare. Ma di solito si fa una prima vangatura, ce l'appoggiamo da una parte. Poi nel solito taglio andiamo ancora più fondo e a questo punto guarda quanto è fondo il taglio. Per farti vedere quanto è fondo il taglio ci metto una gamba, ci
sono circa 50 centimetri. Ora se io ti copro, te stasera non fai neanche cena. Vai. Ora lasciamo il taglio aperto e prendiamo piccole porzioni di terra alla volta, tutte insieme questa volta, fino a fondo. La tiriamo su e la riciriamo, così che buttiamo sotto quello che è sopra e viceversa, e rinfestiamo il terreno. E perché bisogna andare così fondi, insomma, con la vangatura? Più, ora vedi, l'infestante comincia ad andare sotto, a parte che perché non sono belle. E più fondi si va, più il terreno drena, e in condizioni di acqua come saranno ottobre-novembre probabilmente non ci darà problemi di ristagno per tutto quello che ci andiamo a piantare. Ora diciamo che a noi ci piace vincere facile perché insomma siamo sulla sabbia, quindi abbiamo la fortuna. Allora non è che sei così forte, perché in questa è sabbia, ce la fai bene, se no vero? Vabbè, insomma, comunque il lavoro è questo qui. Se te hai un terreno un pochino più duro, devi avere un pochino più di pazienza e molta più forza. In alternativa ti consiglio di utilizzare ovviamente una motozappa se hai un pezzettino di terra molto ristretto dove il trattore non arriva, o insomma se hai un appezzamento più grosso, il trattore. Una volta che abbiamo fatto la prima fila di vangata, quindi abbiamo smosso il terreno, avere il terreno un po' più soffice, noi ci buttiamo un bel po' di tallarico, ma ce ne buttiamo assai, perché non abbiamo paura. Vedi? Sai che facendo così, anche una marea di insetti, le uova che hanno deposto magari gli insetti sotto, ora prendono una bella solata e magari muoiono. Quindi facciamo un po' di antinsetti, facciamo un po' di coltivazione e buttiamo sopra il terreno verde. Ora guarda che zolle che ci sono. Ora dobbiamo sfarle e pareggiare. Anche la vangatura è fatta, ora si passa a pareggiare tutto. Pareggiare è pareggiare, no? Quando la terra è bella umida. Quando è asciutta è un problema perché si forma la crosta. Questa operazione, cioè, va fatta praticamente vangare, consimare e pareggiare, si fa tutto nello stesso momento. A te fai la contadina o non le sai queste cose? Dai. L'ho fatta preferibilmente tutto insieme, tranne la zappatura, che prevede successivamente che fa seccare l'erba, quindi si zappa, si lascia un paio di giorni, si fa questo lavoro, guarda, perfetto. Se facciamo la prova del rastrello, lo tiriamo giù con una certa pressione. Guarda, guarda quanto va a fondo, 43 centimetri. Quindi questo ci è utile perché insomma... Allora te lo faccio vedere su un pezzo dove non c'è stato vangato, con la solita forza, qui non c'è stato vangato perché noi siamo arrivati fino lì. Quindi è come era il terreno prima. Quindi il terreno prima che l'abbiamo lasciato... Era 12 centimetri. Possiamo fare anche delle carote così lunghe. Bene, abbiamo ammorbidito bene la terra, quindi le piante riusciranno a trovare... E drena, quindi se trova, okay. E le radici, insomma, riescono a trovare lo loro spazio. Vai, perfetto, ora abbiamo spiegato, penso, a modino tutto. No. E cosa dobbiamo dire? Che dobbiamo dire? Poi alla prossima, così, così. No! No, solo così. No. E ci vediamo in campagna. Vabbè, lo alla dico prossima. Io. Come al solito, fammi sapere nei commenti se ti è piaciuto questo video, se hai dei consigli da darmi, magari anche sui prossimi video. Fammi sapere. Fammi sapere la tua lavorazione per l'orto invernale e iscriviti al mio canale per i prossimi video. Grazie e alla prossima!